Benvenuti miei cari ai racconti della strega. Vi ripropongo un argomento caro a moltissimi di voi. Vi parlo della vita oltre la morte, due incredibili vicende accadute a due bambini che hanno raccontato cosa si vive nell'aldilà. Buona magia! Nel luglio del 1997, una domenica mattina, Julie Kemp tornava a casa dalla messa insieme al marito Andy e al figlio di 8 anni, Landon, quando la tragedia ha avuto inizio. La famiglia è rimasta coinvolta in un incidente stradale molto grave. Vennero travolti da un'ambulanza ad un incrocio. Il tragico incidente ha ucciso sul colpo Andy. E il figlio stesso non ce l'ha fatta, non una, ma ben 3 volte. A causa dell'impatto, la macchina su cui viaggiavano era ridotta così male che il personale di primo soccorso non era riuscito a stabilire se ci fosse ancora qualcuno nell'abitacolo o meno. Si erano subito concentrati su Julie. Ma poi un paramedico aveva notato la scarpa di un bambino e aveva iniziato a cercare senza sosta tra le lamiere. Ma quando erano riusciti a trovarlo, sembrava ormai fosse già troppo tardi. Portato al Caroline Medical Center del North Carolina, i medici avevano detto a Julie che il figlio probabilmente non sarebbe sopravvissuto. Il cuore si era già arrestato 2 volte durante il trasporto in clinica, anche se i medici erano stati in grado di tenere in vita il piccolo entrambe le volte e per questo si era deciso di tenere Landon in coma farmacologico. Dopo 2 settimane, Landon si è svegliato per miracolo e le buone notizie non erano ancora finite. I medici erano sorpresi da non aver rivelato danni al cervello, ma la storia ha preso poi una piega alquanto strana quando Landon ha detto a sua madre che era stato nell'aldilà. Julie era terrorizzata dall'idea di dire al figlio che il padre era morto, non sapeva come farlo e gli chiese: "Landon, tu sai dov'è il papà?" E incredibilmente il bambino rispose: "Sì, l'ho visto in paradiso." Disse anche di aver visto l'amico del padre morto un mese prima e ha descritto il momento così: "Nessuno di noi ha detto una parola, stavamo solo in piedi, l'uno vicino all'altro." Ma la vera sorpresa è arrivata quando Landon ha guardato la madre e le ha detto: "Comunque, mi sono scordato di dirti che ho incontrato gli altri 2 tuoi bambini." In un primo momento Julie non capisce di cosa stia parlando, poi realizza cosa il figlio abbia voluto dire. Prima della nascita di Landon, Julie aveva avuto 2 aborti spontanei, ma non ne aveva mai parlato con lui e non c'era quindi ragione che lui fosse a conoscenza di quei fatti. Infine, il piccolo disse alla mamma che l'ultima volta in cui aveva smesso di respirare aveva visto Gesù, il quale gli aveva detto di comportarsi bene e di spargere la sua parola. La famiglia Kemp è molto osservante, sono dei fedeli cristiani e tutti credono che l'esperienza di Landon sia un segno della presenza di Dio. Lisa Mailer è annegata quando aveva solo 5 anni e ha incontrato esseri di luce che hanno mostrato la vera ragione per cui esistiamo. Lisa, di 5 anni, era una bambina russa e la sua esperienza è avvenuta mentre si trovava in vacanza sul Mar Nero con la mamma e i nonni. Il mare quel giorno era un po' agitato e io mi trovavo tra le braccia di mia mamma, dove mi sentivo al sicuro. Ad un certo punto un'onda forte e grande ci ha colpito.
Mia mamma ha perso l'equilibrio, non è riuscita a tenermi ed io sono stata travolta dall'onda. Per un momento ho sentito la paura della morte, capivo che la mia vita era in pericolo. Ho trattenuto il respiro e cercavo qualcosa dove aggrapparmi, ma le mie mani afferravano solo acqua. Ad un certo punto mi sono arresa, ho smesso di lottare per la vita. Sento però un grande senso di pace, mi sentivo al sicuro, circondata da qualcosa che posso descrivere come amore, ed io ero amore. Non c'era più paura e preoccupazione. Non avevo limiti e potevo andare dove volevo, con una sensazione di libertà inspiegabile ed il tempo non esisteva più. Sono stata poi trascinata molto velocemente da una forza, andando oltre questo mondo e la sensazione di non avere più un corpo. Poi vidi una luce e desideravo raggiungerla e mi sono trovata in un luogo tutto irradiato di luce. Non so come, ma sapevo che questo è il posto che tutti raggiungono dopo la morte. In mezzo alla luce c'era una figura maschile piena d'amore. Ero avvolta da questa luce che sembrava un abbraccio e mi ricordai che era casa mia, il posto da dove venivo, ma non me ne ricordavo, e l'essere di luce sapeva tutto di me, mostrandomi la mia breve vita, e sentivo anche tutte le emozioni e i pensieri di chi era nella mia vita e non sono stata giudicata. L'essere di luce mi ha fatto capire che la cosa importante è l'amore e le azioni amorevoli che noi facciamo. Ciò che facciamo senza amore viene annullato. L'amore è tutto ciò che conta. Poi, senza sapere come, mi sono trovata da un'altra parte, circondata da altri esseri che mi sembrava di conoscere, come una famiglia, tutti circondati da tanto amore e si comunicava senza parole, da spirito a spirito. L'amore di queste essenze mi ha guarito, non c'era più il dolore accumulato durante la vita sulla terra. Sono rimasta con questa famiglia un tempo che mi sembrava interminabile. C'erano anche luoghi diversi dove andare. Mi ricordo che stavo sempre bene, un luogo senza limiti né confini, e tutto era luce, era vita, una luce viva. Mi ritrovai poi di fronte all'essere di luce, che mi disse che dovevo tornare indietro nuovamente, ma io proprio non volevo. La vita sulla terra mi sembrava ora una prigione. Mi venne detto che non era ancora il mio momento e mi era stato concesso di ritornare un po' a casa mia, ma dovevo tornare per fare il lavoro che avevo scelto di fare sulla terra. Il mio scopo era imparare di più sull'amore, la compassione, sull'esprimere i miei sentimenti e di aiutare altre persone in qualunque modo potessi. E mi ha detto che sarei tornata nel mondo della luce in men che non si dica e di non dimenticare che in realtà non c'è tempo, solo l'eternità stessa. All'improvviso sentii di nuovo il mio corpo, l'onda mi riportò a riva ed io tossivo molto. Anche se ero bambina, questo ricordo è sempre stato con me e mi ha dato la forza di aiutare e sostenere gli altri per tutta la mia vita professionale. Ho lavorato aiutando gli altri in modi diversi. Ho lavorato con più persone anziane e morenti, con persone malate e dementi. Successivamente seguivo persone con problemi sociali ed il mio lavoro è per me molto significativo. L'esperienza di premorte ha anche gettato le basi per il mio interesse verso il paranormale, il mistico e lo spirituale.
mi ha fatto conoscere dimensioni sconosciute e mi sono sforzata di saperne di più sulla vita e sulla morte, e sempre alla ricerca di trovare nuovi modi per aiutare gli altri, che per me è la cosa più significativa che si possa fare nella vita. Miei cari, come sempre queste esperienze sembrano difficili da credere, ma direi che in questo caso ciò che racconta un bambino si può dire sia la bocca della verità, visto che certe cose non le può nemmeno conoscere in merito alla vita dopo la morte. Attendo ovviamente i vostri commenti in merito e fatemi sapere se conoscete altre esperienze simili e ne parlerò volentieri. Mi auguro vi sia piaciuto questo video, se è così vi chiedo di mettere un like, iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio molto, vi abbraccio e buona magia!